Professore, bentornato in Piazza Grande. Un saluto a tutti quanti voi, amici che ci seguite su Piazza Grande TV e su Telelibera Cassano. Siamo stati integerrimi, nel senso che la campagna elettorale l'abbiamo affrontata con grande senso civico, cercando di non influenzare e ligi al dovere, abbiamo omesso di dare opinioni un po' troppo devianti. Ma il dato che ne esce è chiaro: distacco dalla politica, meridione più facilmente influenzabile, poi dite la vostra, questo è un mio modestissimo pensiero. E soprattutto quasi un fastidio per tanti, una campagna elettorale importante come quella politica. Dove ho sbagliato? Non hai sbagliato, però c'è nella tua introduzione una omissione, cioè la verità avresti dovuto dirla fino in fondo, che ci siamo confrontati e ci siamo confrontati con un certo rigore. Su quale punto? Su questo punto. Se in campagna elettorale bisognava mettersi come nostra abitudine ogni 7-10 giorni, mettersi davanti ad un microfono e parlare di politica e di quello che accadeva sotto i nostri occhi, oppure per un po' osservare la regola del silenzio. Abbiamo preferito osservare, ecco, la regola del silenzio. Perché? Perché non essendo impegnati in un partito, non essendo impegnati in un'area, beh, abbiamo detto ci sono già tanti commentatori, ci sono già tanti analisti, meno male che non ci siano stati tanti comizi, io che sono favorevole ai comizi, però non ci sono stati tanti comizi, eccetera, la nostra voce sarebbe stata quasi una voce di persona che grida inascoltato nel deserto. E Ci sono allora, momenti per parlare e momenti per tacere. Mi bene, piace questa. ecco, ci sono momenti, soprattutto ci sono momenti per tacere. E noi che di solito parliamo e parliamo con una certa quotidianità, E libertà intellettuale. benissimo, benissimo, ma in fondo non ci è costato granché, ecco, astenerci, tenerci un po' lontano dalla mischia e dalla parola. Allora, professore, io sapete cosa ho notato? Che naturalmente non è adesso un nostro scoop parlare dicendo che l'argomento che ha fatto più dibattere è stato il reddito di cittadinanza. Poi ho notato anche un'altra cosa, è quasi più una ricerca sui trombati, sui flop, su chi non è stato riconfermato, sul partito che è andato male, rispetto invece magari a soffermarsi sulle idee, sui programmi. Naturalmente anche il mondo di internet alimenta queste vignette, queste caricature, però i contenuti di questa campagna elettorale. Allora, parliamo per, almeno io, parlo un po' per cose lette o studiate e un po' per esperienza familiare, personale, amicale, eccetera. In genere, caro Matteo, una campagna elettorale contiene sempre al suo interno
un fattore di rischio. Contiene sempre un elemento di probabile sorpresa. Chi vincerà? Ecco. Ma potrebbe vincere quell'area, potrebbe vincere quel partito, vedremo. Questa campagna elettorale mancava di questo elemento fondamentale. Cioè non c'era in prospettiva, come dire, una speranza per alcuni di vittoria e non c'era per alcuni il pericolo di una caduta. Tutto era stato già scritto. Un'area avrebbe vinto, un'area avrebbe perso. Un partito all'interno dell'area, cadendo sempre all'impiedi, ecco. Un'area, un partito all'interno di un'area avrebbe fatto un passo, due, tre passi in avanti, un partito avrebbe fatto un passo indietro, sarebbe stato più o meno fermo, ma non c'era l'elemento sorpresa. E vedi, caro Matteo, al di là dei dibattiti e delle analisi che io ho sentito in questi giorni, questo elemento è stato sottaciuto o sottovalutato, probabilmente, dico io. Essendo, come dire, tutto già o quasi tutto scritto, ha determinato una ulteriore assenza nelle urne. Probabilmente molti hanno detto, ma si sa, le cose andranno così, quello vincerà, quello perderà, non vado neanche a votare. Andando a fare un'analisi popolare, malcontento, opposizione, gridare contro la classe politica, e i 5 Stelle ebbero un grande riconoscimento elettorale, il famoso voto di protesta. La Lega, che arriva al 30% con l'opposizione, e incanala il voto di protesta. Poi tocca alla Meloni, fedele alle sue idee da decenni, e incanala un voto, secondo me, anche di protesta. Vince chi protesta di più. Vince. Una volta non era così. Adesso, diciamo, dalla fine degli anni 90, metà anni 2000, si è consolidata ormai, perché questi sono dati comunque, quelli che ho detto, non è una mia interpretazione. Allora, è come se il cittadino medio, quello, diciamo, mezzo libero, quello mezzo pensante, guarda a chi vuole cambiare le cose, anche un po' disilluso, però vuole continuare a crederci. Oppure sto facendo un'analisi un pochettino... Allora mettiamola così. Innanzitutto ricordiamo a chi ci vede e ci ascolta che noi non operiamo in un grande network, come si dice, siamo visibili in tutto il mondo. Nazionale, benissimo. Noi vogliamo rimanere modestamente su una piattaforma che appartiene ad un territorio. Su una piazza. Noi dobbiamo ricordarlo sempre, non dobbiamo dimenticarlo. Noi operiamo in questo territorio. Non dobbiamo essere miopi, però dobbiamo, come dire, porre ascolto ai problemi del nostro contesto ambientale. Benissimo. Benissimo. Allora, il voto di protesta. C'è chi grida, anzi, diciamo con un tempo al passato, c'è chi ha gridato ed ha avuto successo, c'è chi ha protestato ed ha avuto successo, c'è chi è sceso nelle piazze a muoversi anche in maniera poco composta ed ha avuto successo. Però, qual è il risultato? Il successo ottenuto gridando, protestando, scomponendosi nelle piazze, è un successo che dura giusto quanto dura un certo bisogno, o dura il tempo necessario all'elettore per rendersi conto che le cose non stanno così
è che la semplice protesta, necessaria per carità di Dio, la protesta, scendere in piazza, il gridare, sono cose necessarie, sono cose necessarie, però devono avere una durata limitata nel tempo. Quanto queste forme di protesta superano certi parametri, dunque si vince, il partito vince, l'area vince, ma è una vittoria destinata poi a scemare, ed a scemare in poco tempo. Questo è successo, per esempio, ad un partito di sinistra, senza fare nomi, questo è successo, si è ridotto al 3-4%, questo è accaduto ad un movimento tutto nuovo, che era, aveva superato il 30% e adesso è sceso, sì e no, al 9 o al 20, eccetera. Bene, ma le cose non vanno così. Queste formazioni, queste giovani formazioni che nascono su un certo terreno sono destinate a durare una stagione e poi si vedrà. Se abbiamo l'intelligenza, dico noi come popolo, se abbiamo l'intelligenza di capire che i partiti e la politica sono cose un po' delicate, probabilmente ci sarà un futuro. Cosa si prova a essere cittadino di un posto che, dal punto di vista politico, Corigliano Rossano è una città con criticità, vivibile, meno vivibile come tante altre, no? Però cosa si prova? Cosa prova una persona comunque da sempre appassionata di politica come lei, competente, a vivere in un posto che non si sa? Provo tanta tristezza. No, non si sa di che aria è. Aspetta, nel senso che l'amministrazione, di che aria è? Non si sa. L'amministrazione per chi vota? Non si sa. Ma qualche indicazione può filtrare, non può filtrare? Fatti i fatti tuoi. Ma tu al Senato per chi hai votato? Shh. Tu alla Camera che hai fatto? Shh. Allora, è un giocare a nascondino, che pure è bello, a me piace. È salve per tutti, tutte cose. Oppure che cos'è? Perché comunque diciamo che lo sviluppo turistico del porto è stato pure a nascondino. Il problema dei rifiuti, e stiamo giocando a nascondino. Su tante cose si gioca a nascondino, anche sulle indicazioni politiche. Ora, una persona che ricopre un ruolo, qualunque esso sia, una volta arrivato all'obiettivo, vabbè, un po' si nasconde, però proprio non dire niente, dici andate a votare, e uno magari allora non ci vado a votare. Allora, noi non sappiamo che cosa sia. No, visto che voi avete rapporti più frequenti con l'amministrazione di me, allora. per carità. Però sappiamo che l'amministrazione comunale nostra c'è. E nasce da certi orientamenti. Allora io non mi fermo qui a dare, come dire, attestati di, patente, come dire, di identità. Ecco, io non vado qui a declarare certe identità. Ma non siamo 1.000 abitanti, però. Siamo 80.000 circa. E non abbiamo identità. Perciò la doppia voglio identità dire, Corigliano Rossano, io voglio dire, oh, io voglio dire. A me sembra che l'attuale amministrazione sia nata su una radice politica che non mi sembra di centrodestra. Se io dovessi dire, ma lo dico con molta prudenza, e certamente potrei essere 1.000 volte smentito, a me sembra che l'attuale amministrazione sia nata più che altro in un clima di centro-sinistra. Probabilmente non... Con un po' di nebbia. Ma dico, non di centro-sinistra, magari
proprio sinistra-sinistra, schiettamente politico o partitico, però mi sembra più spostata verso un centro-sinistra. Punto. Questa è la mia modestissima opinione. Che cosa ha fatto questa amministrazione comunale in questo momento specifico? Ma sinceramente non lo so. Sinceramente non lo so. Ha dato delle indicazioni? Non lo so. Però se non ha dato una indicazione, quando parlo di amministrazione parlo, è chiaro, del primo cittadino, parlo magari dei suoi collaboratori più stretti, degli assessori, eccetera. Allora, se il sindaco, se gli assessori non hanno dato delle indicazioni precise, beh, io dico che hanno fatto bene. Hanno fatto bene. Perché? Hanno fatto bene per due motivi. Innanzitutto perché bisogna lasciare liberi gli elettori. Non siamo alle comunali. Dico io, non è bello, ecco, non è bello che un'amministrazione comunale scenda in piazza per dire agli amici, agli elettori, votate per quel partito, votate per quell'altro partito. Per me non sta bene, primo motivo. Ma c'è un motivo anche di furbizia. In un momento del genere, un'amministrazione comunale, che secondo me nasce, ti ho detto, da un certo clima di centrosinistra. Nel 2022 tu non dai guasti con nessuno, funziona, ecco, così ancora. Allora, scendere in campo a gamba tesa, eccetera. Questo è il mio punto di vista, per carità, sia io perdonato. Allora, da democristiano. Se un'amministrazione che nasce da un certo clima in questo momento si schiera, ebbene, rischia anche, non dico di perdere, ma comunque di recare, vabbè, riprendo un termine che hai usato tu nella premessa e sul quale io non t'ho seguito, rischia di recare agli elettori un certo fastidio. Ecco, come dire, io elettore dico, ma il sindaco poteva fare a meno adesso di scendere in piazza. Però io devo dire, per quel poco che ho visto, per quel poco che ho potuto sentire in giro, ritengo che l'amministrazione comunale abbia usato una certa correttezza. Ecco, onestamente io penso che abbia usato una certa correttezza. Vabbè, comunque. Poi è chiaro che questo posso dire, poi quello che c'è nel mio cuore non posso fino in fondo rivelarlo qui, ecco. Questa è stata una, diciamo, Matteo, vedi un po', tu l'ennesima lezione, tu vuoi farmi dire una cosa, io te la dico a metà. No, la diciamo la settimana prossima. Questa elezione, no, ma te lo dico subito. No, la dice semplice. No. In una elezione, come dire, una vicenda politica, un'elezione politica. Ma me la fate fare una volta, me la date questa soddisfazione. Avete visto quando ci sono le puntate di quelle telenovelle, quelle cose? Perché, ma tu mi vuoi bene? Allora quello sta per dire sì o no. Allora quello si ferma, c'è la pubblicità e dice. In America ci sono le elezioni di mezzo termine. Ecco, questa è stata una specie di elezione di mezzo termine. Chi vuol capire capisce, naturalmente. Allora, noi ci vediamo la settimana prossima, che per dirla con un francesismo finiremo un Parlamento al completo. Grazie professore. Grazie a tutti, grazie. E scusateci. Alla prossima settimana qui in Piazza Grande.